Buon pomeriggio, oppure buonasera, direi buonasera visto l'inclinazione del sole. Benvenute, benvenuti, grazie, grazie di essere qui. Direi un bel applauso! Che è arrivato un momento molto, molto atteso, aspettavamo proprio con ansia questo, sì, questo gran finale e finalmente questo momento è arrivato. Benvenute ragazze! Benvenute, benvenuto Michele, come stai? Tutto bene? Benvenuta Laura Gramuglia e io sono Michele Orvieti e noi avremo questo compito di farci una chiacchierata, un'oretta di chiacchierata, perché crediamo fermamente che la musica non sia sufficiente a se stessa, ma sia interessante poterla raccontare, poterne parlare e forse tirarne fuori qualche significato nuovo. È e siamo vero. Qua al cospetto di un esercito, che brutte le metafore militari, bruttissime. Uno sciame? No, non c'entra niente, è un nome collettivo ma è inadatto. Un bel gruppo agguerrito, no, anche agguerrito è un'altra metafora, non se ne esce. No. Un bel gruppo di artiste che hanno tanto da raccontare, da raccontarci e che tanto hanno già raccontato musicalmente parlando. E quindi il nostro compito sarà quello di uscire fuori con alcuni argomenti che ci sembrava interessante tirar fuori da questo gruppo. Assolutamente. Lo faremo, l'evento si chiama, come potete vedere, Sincronie Sonore. Il perché non lo so, ma è un nome molto bello e la grafica è molto bella perché certo, è così un po' alchemica, un po' carta dei tarocchi, che è sempre piacevole. Complimenti all'artista, al grafico che l'ha organizzata. L'evento si inserisce, dico proprio questa cosa velocissima, certo, all'interno di due cose. Una è Impronte Digitali, è l'evento di, diciamo, uno degli eventi di conclusione del percorso di Impronte Digitali, che sono una serie di laboratori realizzati per adolescenti sui linguaggi creativi, che sono qui presenti tra l'altro, e questi ragazzi, adolescenti ragazzi sono qua, esatto, infatti tutte le persone che vedete che hanno una telecamera, una macchina fotografica, un microfono, spippolano su un computer, sono i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori di Impronte Digitali, fanno ciao anche con la manina, molto bene. E quindi adesso qui mettono in pratica, faranno un sacco di domande, loro, non soltanto noi, ma anche loro che hanno le curiosità fresche. Esatto, l'idea è un po' quella, di solito si chiede sempre alla fine, ci sono domande in sala, noi lo chiediamo all'inizio, quindi se vi va potete già iniziare a pensare, a preparare qualche cosa, noi siamo qui apposta per la prossima ora tutta dedicata a voi. E l'altro filone è quello di Costellazione, cioè Giovani Connessioni Creative, che è un progetto di GAER, Giovani Artisti Emilia Romagna. Ecco, queste due realtà si incontrano e danno luogo a questa chiacchierata e poi al piccolo festival, potremmo chiamarlo un piccolo festival, dai, tiriamocela un poco, al piccolo festival musicale che ci sarà poco dopo, dove chi ha parlato invece canterà, oltre che a parlare, canterà e suonerà, insomma. Quindi esatto, sarà bello vedere queste musiciste alla presa con questi due aspetti, no? Allora direi di concludere questo inizio ringraziando sì, chi ha reso possibile proprio questo evento questa sera. Quindi ringraziamo naturalmente per l'ospitalità Piazza Lucio Dalla di Mondi Festival e poi ricordiamo che questo evento è organizzato dall'Ufficio Giovani del Comune di Bologna in collaborazione con Regione Emilia Romagna, GiovaZoom, Comune di Bologna e flashgiovani.it. Quindi ringraziamo ancora una volta tutte queste realtà che hanno reso possibile questa serata insieme. E naturalmente Dimmi. Che è arrivato il momento di presentarle Volevo dire una cosa artiste. Brevissima, scusate, che siamo in diretta su Radio Alta Frequenza. Ah, certo. Lo dico perché ci voglio bene a Radio Alta Frequenza, che è la radio nella anche quale noi presto servizio. C'è Caterina là che si sta occupando della messa in onda del programma, quindi siamo anche in diretta su questa realtà che Radio Alta Frequenza poi ha partecipato ai laboratori di Impronte Digitali. Perfetto, era uno spiegone bello, poderoso, ma adesso passiamo alla cosa più divertente. Prego Laura.
Allora è arrivato il... Noi in realtà vi conosciamo già, abbiamo avuto modo anche di fare una piccola chiacchierata tra noi, quindi ancora una volta invece ci presentiamo al pubblico di questa sera. Quindi do il benvenuto a Elea, Rea, Erskine, Lil, Chiara Pancani e Amalia. Benvenute ragazze, è davvero un piacere incontrarvi e chiacchierare con voi. Naturalmente dopo avremo la possibilità di ascoltarvi live sempre su questo palco, però trovo sia interessante anche riuscire a conoscervi e interessante anche fare rete, che è un'altra grandissima opportunità soprattutto per chi inizia, per chi si affaccia a questo mestiere. Non facile, lo ricordiamo sempre, però siamo qui anche per incoraggiarvi, perché è sicuramente un ottimo inizio il vostro se siete qui con noi questa sera. E allora io inizio da una domanda che mi sta molto a cuore. Avere punti di riferimento è importantissimo, riuscire proprio a condividere modelli, riuscire a incontrare chi ha già percorso una strada e ha reso possibile quell'ingresso ad altre artiste che poi sono venute dopo. E quindi vi chiedo, quali sono stati i vostri modelli di riferimento o qual è stato il momento o il brano che vi ha folgorato e vi siete dette, caspita, ecco quello che voglio fare, io questo devo fare nella vita. Parto io? Sì. Sono Lil, piacere. Lil. Grazie. Un applauso a Lil. Grazie. E, allora, per me, in realtà, cioè, ho sempre un po' suonato così, senza troppi modelli, punti di riferimento. Si sente, scusate. E poi dopo ho scoperto Tom Misch, il primo singolo che ha fatto, poi tutti gli album EP che ha fatto prima, e mi ha un po', sì, è stato lui un po' a folgorarmi. Poi la roba che faccio probabilmente non ci va minimamente vicino, però ho iniziato forse a pensare di voler suonare, voler avere un progetto dopo aver ascoltato lui. Per me è questo. Addio col microfono. E, un piacere, sono Amalia. Ciao a tutti. Un applauso ad Amalia! Allora, io non ho un modello specifico, nel senso che da piccola giravano sempre Battisti e questi cantautori famosissimi, importantissimi, italiani in casa. Però è più... tendo sia ad ascoltare molto anche musica estera, anche proprio a livello di performance, Michael Jackson mi piace davvero tanto, però in realtà ogni giorno mi metto lì, cerco di, mi sforzo a volte anche di ascoltare nuova musica, anche musica che non conosco o che non è neanche il mio genere, perché per imparare sempre. E ultimamente Dito nella piaga mi fa impazzire, quindi andrei con lei in questo momento. Buono. Allora andiamo di là, perché ha preso prima il microfono. Ottimo. Ciao a tutti, intanto io sono Elea, grazie per l'invito. Elea! Grazie. E in realtà anche per me Michael Jackson è stato folgorante, chiaramente per me lui è veramente il king del pop di sempre. E mi ricordo che avevo sentito Billie Jean e poi vedendolo anche live è un modello a cui mi ispiro, anche se chiaramente non posso neanche sognare di essere minimamente come lui, però ecco, sicuramente è stato un punto di riferimento importante. E a livello di rap il primo pezzo che ho sentito è stato Tranne te di Fabri Fibra, e per tutto l'immaginario insomma mi ha affascinato tantissimo, quindi direi questi due. Però anch'io ascolto un sacco di musica estera, non ho proprio dei punti di riferimento cardine, diciamo, ma spazio molto, mi piace ascoltare un po' di tutto, insomma. Vado io? Ciao, io sono Erskine, invece. Grazie per l'invito, sempre. Un bel applauso! Un po' imbarazzante. Sì, sì, lo è. Ma io cerco di calcare su questo aspetto, perché l'imbarazzo è un sentimento che va rivalutato. Ottimo, meno da male. Tante endorfine. Accettato, comunque. Ha sempre avuto tanti modelli a livello musicale. Amo Patti Smith, amo Cat Power, tutto questo filone. Diciamo che
Non riesco a dire un artista o una canzone che mi ha folgorato, diciamo che sono stata fortunata e sono cresciuta in una famiglia che ha sempre ascoltato tantissima musica, quindi l'aver scoperto magari dopo Beatles, Rolling Stone, quello che ascoltava mio padre, aver scoperto Bon Iver appunto e tutte queste donne cantautrici incredibili mi ha dato un po' la spinta, però ce ne sono tante, davvero tante. Ciao a tutti, io sono Rea e niente, mia moda... Rea, sì, non mi piaceva il mio nome. E, il mio modello sicuramente è stato Tracy Chapman, e, diciamo che è una delle prime artiste che ho ascoltato e penso che banalmente Fascar sia uno dei testi più struggenti della storia, personalmente penso. E quindi sì, da lì in poi diciamo che ho pensato che in qualsiasi situazione, ecco, puoi fare musica, è una cosa che nessuno ti può togliere, perciò diciamo che per me lei è stato un grande modello. Ciao a tutti, io sono Chiara Pancani. Un applauso a Chiara Pancani. E i miei primissimi modelli sono state le band dei primi anni 2000, quindi Sum 41, My Chemical Romance, Paramore. In realtà poi adesso faccio tutt'altro, perché poi crescendo ho scoperto anche che mi piace molto il folk, quello contemporaneo, tipo Jake Bugg. Però sicuramente mi sono rimaste molto anche le influenze dei primi anni 2000, del primo pop punk. Ma è quello che io e Laura volevamo invece, no, in realtà grazie per le risposte bellissime, ma quello che volevamo era l'evento, l'insight, il momento, la rivelazione. Non è che c'è stato questo... Io ce l'ho. Cioè, ce l'hai? Se ce l'avete, secondo me può essere divertente. Vai. Imbarazzante. Però no, anche non è imbarazzante, è più nostalgico. Quando si sono sciolti My Chemical Romance sono stata talmente male che ho detto io devo cantare perché non ce la faccio. No, tesoro, che meraviglia. Ecco, cose così, cose che rompono l'anima, dai. Ancora, ancora. Il mio non rompe l'anima, però. No. Avevo 19 anni, avevo appena preso la patente e sono partita per questo tour a caso che mi ha organizzato uno sconosciuto in quel momento, poi ci siamo conosciuti, meno male, questo viaggio. E sono partita con la mia macchinina, sono partita da Modena, perché sono di Modena, e sono arrivata fino in Sicilia e non avevo mai girato l'Italia così tanto, non ero mai scesa più giù di Firenze, tipo, perché non lo so perché. E sono andata in Calabria, in Sicilia, in Puglia, ho veramente girato ovunque e sono stata fuori casa un mese e lì ho detto ok, se posso vivere così per sempre, cioè ci metterei veramente la firma, ho detto. Quindi cioè hai collegato per la fuga, questo all'idea di tour, di Never Ending Tour musicale? Sì, è quello. Okay. Perché ho sempre scritto canzoni, non è una cosa che ho mai controllato molto, però... L'esperienza del tour per me è stata decisiva. Interessante. Beh, si deve amare anche questo stile di vita. Sì. Altrimenti sì, esatto. Può essere un problema. Bisogna esatto. Anche uscire dalla cameretta. Secondo me sono già uscite delle cose meravigliose. Sono usciti dei nomi incredibili, sono usciti dei mostri sacri della storia musicale, dell'industria musicale, sono usciti naturalmente anche dei nomi più recenti. Avete preso appunti? Perché qui... Assolutamente ci sono nomi da ricordare e poi da correre a casa e da ascoltare, perché noi adesso siamo qua a parlare di musica e poi però occorre anche ascoltarla, è come se occorre ascoltarla. E poi l'ascolteremo, fra l'altro. Ah, sì. Altre rivelazioni particolari, cose che non avete mai detto e che giustamente, visto che siamo qua a raccontarcela in pochi intimi, è il momento giusto di dire? Non è obbligatorio, è solo così per mettere... Ma io penso che non necessariamente ci debba essere un momento cruciale. Esatto. Cioè, io per esempio ho iniziato a cantare quando avevo 7 anni, ma banalmente perché una mia amica aveva detto tipo vieni a fare lezione con me di canto perché non voglio andare da sola, e poi, lo so, l'ho abbandonato e ho detto no, mi piace stare qui, e quindi... Dai. Questo è un po' come quando vai al provino ad accompagnare l'amica e invece prendono te invece di... Sì, non accade, amica. Non accade secondo non me. Non accade mai. Però a te è accaduto qualcosa di simile. Io più o meno ho avuto un'esperienza simile solo con mio fratello, che è sempre stato un po' un modello, quindi ho deciso di fare tutto quello che faceva lui. Lui suonava, quindi
Io ho iniziato. Quindi ricordiamo anche il nome del fratello e la sua band, il suo gruppo. Allora, lui si chiama Riccardo Galetti, ma non fa più musica da un po'. No, già. Che peccato. Così. Ha avuto tanti gruppi, quindi non so. Stasera però digli, ti abbiamo ricordato sul palco. Lo farò. Ma in realtà anche per me è sempre stata una cosa, visto che i miei comunque sono musicisti, quindi la musica è sempre stata in casa, addirittura in modo scontato, mi viene da dire. Però a livello appunto di pop, mi ricordo che un mio amico mi fece sentire un pezzo di Jamie Tights veramente crudo, proprio dove ne diceva di ogni, e io che avevo sempre sentito musica solamente in radio, quindi con il filtro del pop edulcorato, quando mi è arrivata in faccia quella verità cruda e anche scomoda, mi ha proprio completamente flashata e mi sono messa a scrivere ogni giorno sul diario, a ricopiare le rime, proprio era un'ossessione, e lì ho detto beh, forse c'è qualcosa che non posso ignorare, e credo che da lì sia partito questo amore interminabile che ho per la cultura hip hop. Ecco. Quindi l'unica che non ha detto il suo momento topico è Amalia, che sperava di scamparsela. No, ma non è davvero, non è obbligatorio. No, non ho avuto nessun momento topico. Il primo giorno di scuola, quando devi fare una bella impressione, dico cosa dico? No, allora, in realtà il momento si è... Mia madre da piccola mi ha portato lo Zecchino d'Oro, non penso sapendo che a me piacesse cantare, perché avevo 5 anni, penso, 6 anni, non mi ricordo. E mi hanno preso, quindi da lì in realtà è stato bello, cioè, voglio fare questo, punto, quindi questo. Lo Zecchino, io non avrei mai pensato che sarebbe uscito fuori lo Zecchino d'Oro durante questo talk, meraviglioso. Meraviglioso. E in realtà è un altro di quei passaggi obbligati per chi è nato in questa città, eh sì. Per chi è cresciuto in questa città, beh, lo Zecchino d'Oro comunque resta. Se ci pensi, lo Zecchino d'Oro quasi... un po' un pre-talent, no? In sì, qualche sì. Maniera, cioè un po' la dinamica in piccolo che poi è stata sviluppata, estremizzata, anche snaturata, c'era anche nel... È il battesimo, secondo me. È il battesimo del talent? Sì, assolutamente. Ah, ci avevi pensato anche tu a questa... No, però diciamo che ovviamente iniziando da così piccoli, secondo me anche, non dico scontato, però sicuramente è una marcia in più, cioè ti metti già alla prova fin da tenera età. Non l'ho fatto. Ci può stare. E qui secondo me potremmo ancora stare ore e ore e ore sullo Zecchino, raccontando anche aneddoti personali, ma lasciamo andare assolutamente, e cerchiamo invece magari di addentrarci insieme a voi proprio nell'industria musicale. Siete giovanissime e però intanto un po' di strada, un pezzetto di strada l'avete già fatto. E allora vi chiedo se è come l'avevate immaginata da fuori questa industria musicale. Che cos'è che non vi è stato detto o proprio non vi aspettavate? Poi piano piano ci siete entrate e avete detto, beh, allora è così che funziona. Ma io posso dire che dal mio punto di vista c'è veramente pochissima informazione riguardo all'industria, ma anche perché... è veramente una cosa nuova il fatto che sia così piena di gente che fa musica grazie a questi mezzi che abbiamo, che così tante persone possono permettersi di fare musica. Una volta chiaramente non era così, essendo i costi elevatissimi e anche proprio l'industria era molto diversa da oggi. E secondo me si conosce, prima di entrarci, si conosce forse il 20% a dir tanto dell'industria, ci sono un sacco di dinamiche che si scoprono anche dopo tantissimi anni, e secondo me è un peccato, nel senso che un ragazzino che si approccia, una ragazzina che si approccia a questo mondo di spesso squali purtroppo non ha proprio i mezzi per combatterlo. Per fortuna ci sono adesso tante pagine, tante insomma contesti in cui si fa informazione ed è una cosa importantissima. Però ecco, si potrebbe, l'importante è informarsi, appunto, perché purtroppo sono veramente squali. Sono veramente? Squali. Squali. Sì, sì. Parola forte. Io un po', cioè non avevo un'idea fondamentalmente di cosa volesse dire
avere un progetto musicale, quindi tutta una serie di figure e persone che devono appunto seguire il tuo progetto e con cui devi collaborare. Le ho scoperte così un po' cadendo dalle nuvole, diciamo. E poi molto spesso magari mi trovo a portare avanti degli ideali un po', mi viene da dire, romantici, cioè di non doversi mai compromettere, di fare le cose un po' in una sorta di purismo che non può tanto esistere in certi contesti. Cioè bisogna un po' capire che esistono dei compromessi non sempre nocivi, mi viene da dire, e a cui un po' bisogna forse scendere in certe situazioni. Quello che sicuramente ho capito negli ultimi anni è che c'è tantissima gente che fa musica, nel senso solo il venerdì ogni settimana escono migliaia e migliaia di pezzi in Italia, quindi ovviamente c'è competizione, c'è tanta gente che vuole fare questo, i mezzi appunto come ha detto Elea sono tanti ovviamente, cioè uno può farsi uno studio a casa e banalmente produrre la propria musica da solo e poi magari andare virale e fare di questo il proprio lavoro. Solo che, sì, insomma, il mercato secondo me negli ultimi decenni è cambiato molto, perché prima comunque diciamo era più in mano alle case discografiche, adesso è molto più meritocratico, fra virgolette, perché appunto è in mano al pubblico. E quindi per questa, cioè, la cosa più importante credo di aver capito, insomma, negli ultimi anni è l'importanza di sostenere gli artisti che ci piacciono, perché poi alla fine, non so come dire, però quello che ripaga è chi ti supporta attivamente, non so, non, cioè nel senso che gli stream banalmente non ti portano a guadagnare, cioè non so come dire, è più una questione effettivamente di supporto, quindi questa è una cosa importante ed è anche il motivo per cui ho iniziato ad andare a molti più concerti negli ultimi anni di persone che appunto mi piacevano perché magari credevo nel progetto, quindi questo. Sì, un'altra cosa che io non pensavo, mi ha messo tanto alla prova a livello proprio di persona umana, cioè ti spoglia, ti metti a nudo, se magari da piccola volevi cantare, scrivere le tue canzoni e farti sentire, capisci che è molto di più, cioè anche solo la parola progetto, cosa vuol dire, Madonna, queste sono le mie canzoni, cos'è un progetto? C'è tutta una parte dietro, molto spesso che magari non viene neanche percepita da chi ti conosce magari in quel concerto, in quella canzone, ma è enorme e bisogna tanto lavorare su noi stessi, anche sul rimanere tanto fedeli a noi stessi, perché c'è il compromesso, ma deve essere un compromesso che non ti tange più di, cioè non ti deve macchiare, ecco, se ti macchia poi non sei più tu, quindi... Io non so bene come rispondere, sinceramente, perché non ci ho ancora capito niente dell'industria musicale, secondo me. Però in realtà ho rivisto tutto quello che è stato detto, è un po' vero. Però forse sono fortunata, faccio le cose con i miei amici e pubblico con i miei amici e sono stata molto fortunata. Però sì, non lo so, volevo sottolineare però la cosa di supportare gli artisti che vi piacciono, questo è molto 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 importante, però non ho nient'altro da infatti, dire. Infatti a tutta questa kermesse, chiamiamola kermesse così, utilizzando una parola desueta, manca una cosa importante, il banchetto coi dischi, non ci abbiamo pensato, parliamo di sostegno, ci voleva il banchetto coi dischi, Letizia dove sei? Il banchetto coi dischi, no a parte gli scherzi, era per giocare attorno al termine sostegno, sì. Sembra banale, anche quella è una forma, una minima forma di sostegno, sì, anche una minima, neanche tanto minima. No, è grande. Sì. E se c'è forse una cosa che, ecco, una cosa che ho imparato è che ci vuole sostegno e fiducia anche nelle persone con cui lavori, appunto come dicevi lavoro con dei miei amici e sono riuscita comunque. Lavoro da tanto tempo con la mia booking, da tanto tempo con la mia etichetta, sono riuscita, non lo so, ad essere circondata di persone veramente di cui mi fido e a cui posso dire tutto, dalla produzione appunto delle canzoni a appunto la ricerca delle date, alla pubblicazione, questa è una cosa fondamentale secondo me. Basta.
Allora, io parto dicendo che sono totalmente indipendente, quindi faccio tutto da sola, mi produco tutto da sola, penso io ai video, faccio da regista ai miei video, faccio veramente dall'inizio alla fine della produzione della canzone tutto da sola. E da una parte è una grandissima libertà, perché posso fare esattamente tutto ciò che voglio senza nessuno che mi dice no, cambia questo, cambia quell'altro. Però dall'altra parte è difficile, perché devo fare da sola il lavoro che magari dovrebbero fare tante persone. E quindi diventa a volte molto impegnativo, l'unica cosa. Poi finora sono sempre stata soddisfatta, quindi diciamo il duro lavoro viene ripagato, perché mi sono sempre piaciuti i risultati che ho ottenuto. L'unica cosa negativa che non mi sarei aspettata, che ho trovato persone che cercavano di mettermi i bastoni fra le ruote, nonostante io, cioè non sia nessuno, nel senso, cosa ci guadagna mettermi i bastoni fra le ruote. E questa è stata l'unica cosa davvero che mi è dispiaciuta riscontrare. Beh, ecco, una cosa che è emersa dalle vostre risposte e una cosa che è emersa anche nella nostra chiacchierata preparatoria, chiamiamola così, che abbiamo fatto prima di incontrarci su questo palco questa sera. È emersa l'importanza della rete, quanto è importante riuscire comunque a sostenersi anche tra artiste, riuscire proprio a collaborare, ma proprio anche a sostenere i rispettivi progetti. E un'altra cosa, un'altra tematica importante emersa nella nostra chiacchierata è anche la sensazione di tenere tantissimo all'immagine che poi si vuole trasmettere della propria musica e del progetto. Ecco, per quella che è la mia esperienza nel settore, ho notato che i ragazzi tendono a buttarsi di più, mentre le ragazze sono molto interessate proprio a questo aspetto, alla percezione che il pubblico avrà di loro. Si domandano: sarà arrivato il messaggio? Ci sarà comprensione di ciò che realmente sono e desidero trasmettere? È così secondo voi? Potete anche smentirmi, naturalmente. Ho notato questo aspetto. Allora, io personalmente, cioè anche io personalmente faccio così, cioè se pubblico una canzone, allora io personalmente faccio canzoni monotematiche e ogni volta che le pubblico esaspero il tema che sto portando. Quindi diciamo io ci calco molto, non so, magari poi anche voi mi direte la vostra. Io gioco molto anche sull'immagine dei colori, tipo per ogni canzone scelgo dei colori e faccio degli shooting solo con quei colori, su quei colori faccio il video, tutto giocato su quei colori, poi magari grazie ai social spiego, però sì, io personalmente ci tengo molto a far arrivare il messaggio della canzone, più quello che c'è sotto, il sottotesto, e non solo quello che magari a un primo ascolto si può ascoltare, appunto, sentire, ecco. Oddio. Puoi anche dire passo, si può fare, o chip, citando. Non lo so, secondo me non è vero che i ragazzi si buttano di più delle ragazze, anzi c'è molto più cura da parte nostra, penso. Appunto perché, per esempio, è una cosa che mi è sempre stata detta, devi avere un'immagine, devi avere un'identità. Oh. E io la curo, ma la curo perché mi diverte, mi piace, sono un amante del cinema, mi piace dirigere i miei video musicali, mi piace scegliere i miei look sul palco, mi diverto, non c'è nient'altro. Mentre magari, appunto, non so, non è una cosa che ho visto fare, cioè che ho visto fare più ragazze che ragazzi, non sempre così, diciamo, fisso, però per la maggior parte, quindi. Per me ci sono due parti, nel senso, cioè l'immagine del disco, del brano, che è, in realtà mi diverte un sacco ed è bellissima, uno perché comunque in ogni brano che fai dietro c'è letteralmente un mondo, quindi poi è bello anche poterlo trasmettere attraverso l'immagine. Quello è molta meno magari pressione, è più la creatività, è più, non so, Alice, perfetto, Alice nel Paese delle Meraviglie, ci sono 800 immagini, film, cartoni, perfetto. Poi l'outfit dello stare sul palco, di come vai all'intervista, di come dici ciao, di com'è, quella è una cosa che
io tendo a eliminarla, ma c'è tanto, cioè più perché da come ti poni le persone parlano, cioè vabbè sì, nessuno giudica, però in realtà tutti giudicano la prima persona che ti vede, come ti vede, così devi iniziare a dire chi se ne frega, non lo so, più chi se ne frega, però devi dirtene tanti prima che ti arrivi forse al cuore. Ma anch'io, come ha detto Erskine, penso che non ci sia una differenza, cioè nel senso, tra ragazzi e ragazze, cioè non penso che le ragazze curino di più il proprio progetto, penso che ci siano persone appunto che magari hanno delle idee più chiare e quindi ovviamente vanno a sviluppare il progetto in un determinato modo, persone che ci arrivano con più tempo e sicuramente secondo me è fondamentale sapere cosa stai andando a fare, cioè nel senso sapere magari il genere, sapere che immagine appunto vuoi trasmettere, poi è una cosa su cui ci si lavora, perché anche dire che si parte subito in quarta è sbagliato, cioè non esiste che appunto sali su un palco e da subito sei perfetto, cioè secondo me è normale sbagliare, ecco, e poi rialzarsi e correggere mano a mano le cose. E sì, però appunto anche banalmente avere le idee non significa poterle portare necessariamente a termine, perché appunto gestire appunto un progetto di cantante, solista, cantautore, come siamo noi, richiede tanto tempo, tante energie, tanti mezzi, cioè banalmente appunto girare i propri video, capire l'immagine, gestire i social, e è difficile fare tutto da soli, cioè è quasi impossibile secondo me, è anche normale avere delle persone che in qualche modo ti magari ti aiutano ovviamente, anche ho avuto la fortuna come Erskine di lavorare fino ad adesso con i miei amici di base, quindi ho sempre avuto la spontaneità e anche la fortuna, ecco, di poter fare quello che volevo con i mezzi che avevo, però non è scontato, ecco, perché sì, insomma, non basta avere un'idea. Poi posso aggiungere una cosa, che secondo me a livello di messaggio, non so se intendevi proprio testuale, non so, di canzoni, di... Se uno non ci vuole prestare attenzione, non ci presta attenzione in ogni caso, quindi non ho mai sentito tipo la fatica di dover per forza far capire questa cosa, perché boh, se uno vuole capirla la capisce, secondo me. Basta. Io sono estremamente d'accordo con tutto quello che hanno detto e non ho mai notato questa differenza, ma probabilmente perché non ci ho mai fatto troppo caso, quindi d'ora in poi ci rifletterò sopra. Però ad esempio mi riconosco più nella prima cosa che hai detto, cioè io non mi sento di curare tanto l'immagine, forse è anche un problema per certi punti di vista, però non rifletto tanto sul messaggio che sta arrivando, su come lo comunico, e so che è una cosa fondamentale da fare, però quindi sì, dovrei lavorare su quell'aspetto. Ma secondo me l'immagine è importantissima nella misura in cui la si utilizza come sfaccettatura per esprimersi, e che credo che sia la funzione principale nell'ambito musicale dell'immagine in sé, perché per esempio nel mio caso io ci tengo a rappresentare un immaginario che è tridimensionale, nel senso non si limita alla bidimensione della musica ma va molto oltre, proprio perché i miei, parlavamo prima delle icone, insomma dei poli che si è seguito, sono sempre stati a 360 gradi icone di stile e di rappresentano qualcosa che è complesso e è su più livelli. E poi chiaro, adesso con l'avvento dei social si parla sempre di questo tema, però è importantissimo, questa cosa è estremizzata alla potenza, tanto che spesso ci sono un sacco di casi in cui l'immagine conta molto più del contenuto, ma non è colpa di nessuno, è perché è così che funzionano questi mezzi e quindi si va un po' a svalutare la musica. Però io credo sempre, cioè per me è legge il fatto che le cose fatte veramente col cuore rimangono e invece le cose che sono solamente un involucro prima o poi, esatto, marciscono, quindi ecco. Grazie.
Restiamo sull'immagine, perché è emersa questa tematica. Restiamo sull'immagine, si indugia di più sul corpo di un artista, ma anche sulla sua età, per esempio. Molti artisti celebri hanno lamentato un'invisibilità nell'industria una volta superati gli 80, per esempio, ma al contempo c'è un pregiudizio rispetto anche alla giovane età. Saprà montare la strumentazione, sarà in grado di regolare i suoni. Una cosa che era emersa nella nostra chiacchierata è che a volte è capitato, si è giovani e allora si dà per scontato magari di non avere sufficiente esperienza. Ma questa cosa tra l'altro è ancora più estremizzata quando uno è giovane, perché ma capita credo anche a tutti nella vita normale. Per esempio mi viene in mente quella mia agenzia immobiliare, ci trattano malissimo solo perché abbiamo 20 anni, appena arriva un genitore a parlare subito, certo signora, certo. Vabbè, questa purtroppo è una cosa che prima o poi speriamo di sradicare, però è ancora molto presente nel nostro immaginario e nel nostro modo di comportarci. A me non è mai capitato in realtà che mi trattassero proprio come se non sapessi fare nulla, o forse ho fatto finta di non vedere, non lo so, non mi sono troppo incentrata, perché se poi stai lì a pensare a tutti i torti che ti fanno non esci più. Però ritorno sul discorso di prima, secondo me, però è una mia opinione condivisibile o meno, la musica fatta bene rimane, e infatti io non ho nessun problema a ascoltare un artista che abbia 90 anni come una che ne abbia 12. E chiaramente questo cambia nel momento in cui non si ascolta la musica ma si guarda a una figura che ha un'immagine, e purtroppo tante anche icone femminili hanno assunto questa percezione sbagliata da parte del pubblico. Ma sicuramente stanno cambiando le cose, quindi è solo un momento, ma passerà, ecco. Ma io mi collego un po', cioè a me è successo a qualche sound check magari di essere con la band, per cui più che rivolgersi a me si rivolgevano ai musicisti, però non sempre l'ho visto come una cosa negativa, nel senso che se posso imparare, cioè dipende anche dal modo in cui accadono queste cose. Quindi magari io poi mi pongo personalmente sempre in un atteggiamento di ascolto, quindi se qualcuno mi sta insegnando qualcosa in maniera educata, cioè, ringrazio solamente. Però sì, ogni tanto vieni trattato come un incompetente o come il primo arrivato, che non è sempre carino, però magari ci sta, cioè. Ma personalmente non so, magari a 30 anni come sarà, spero che non mi, cioè che vada bene, però insomma non lo so, cioè credo che possa accadere magari che di venir guardato con un po' di non diffidenza, però appunto sei giovane, quindi hai poca esperienza magari, ed è giusto, cioè nel senso siamo tutte abbastanza giovani qui, credo, quindi è anche, non lo so, normale in qualche misura, no, che magari veniamo viste come poi esperte, cioè, almeno penso che sia qualcosa di funzionale, anche perché poi si cresce col tempo, si guadagna esperienza, si fanno degli step che ti portano ad arrivare anche a poter dire io so quello che sto facendo, io so chi sono, eccetera. E niente, quindi sì, però appunto secondo me l'età non conta finché il prodotto, come ha detto Elea, è valido, cioè non credo che gli artisti possano decadere in base all'età. Poi a volte accade, ma probabilmente anche perché magari è più legata all'immagine, no, quella persona. Ma sì, insomma, credo che tutti speriamo di farcela e di poter continuare a fare musica anche. Poi, cioè, non lo so, io ho avuto sempre questo pallino che dovevo farcela entro i 18 anni, cioè se non avessi riuscito a sfondare entro i 18 anni non l'avrei mai più fatto nella vita, e da 18 anni sto spostando di un anno sempre avanti, e penso sia normale, insomma, cioè se credi in quello che fai poi ti adatti, non so, anche al contesto, tutto, all'età. È una percezione in realtà molto, molto comune, quella di
spostare sempre un po' anche questa asticella. Vabbè, un altro anno, e qui si fa per ridere naturalmente, penso a Mick Jagger, se parliamo davvero di uomini in là negli anni, e lui 40 anni fa diceva la stessa cosa, diceva: ma io arrivo a 40 anni e smetto, assolutamente non ho intenzione di andare oltre, non voglio assolutamente andare oltre. Poi invece la vita l'ha portato ancora a esibirsi a 80 primavere. Ha avuto anche questa occasione, c'è da dire. Molte altre artiste magari non hanno avuto l'occasione, perché si sono trovate in un momento storico in cui l'età anagrafica rappresentava una data di scadenza. Però oggi, per fortuna, le cose stanno sicuramente cambiando e andando in un'altra direzione. Ma poi, insomma, io credo che ci siano artisti che, cioè, ci sono tanti artisti che ce la fanno a 30 anni, a 40 anni, cioè non c'è un'età, secondo me, finché appunto quello che fai effettivamente arriva. Cioè, banalmente, uno dei miei idoli è Giorgio Poi, e lui, diciamo, è emerso negli ultimi anni, quindi, insomma, credo che l'importante è, se ci credi, è continuare a farlo. Sì, sono d'accordo, Correa, cioè... Ci credi, continui a farlo, è un po', deve essere un po' il tuo mantra, nel senso, ci sarà sempre gente, situazioni in cui tu sarai più a tuo agio, meno a tuo agio, gente, situazioni in cui ci crederanno di meno, di più, è per quello. Appunto, la cosa positiva, penso, di fare quello che vogliamo tutte fare, che facciamo, è imparare tanto a credere in noi stessi, ma tanto, quindi lavorare tanto su noi stessi e appunto questo progetto averlo ben presente e portarlo. Poi quello che torna indietro, devi sempre calibrarlo, anche in base a dove sei. Ce l'ho. Io ho vissuto, stavo pensando che ho vissuto la cosa inversa di quello che dicevate dell'essere troppo piccoli, perché mi è sempre, non lo so, mi è sempre stato detto tipo: oh wow, hai 20 anni, è solo 20 anni e stai facendo questa cosa, oh wow, è solo 22 anni. Adesso che ne ho 27 è sempre tipo: ah, ne hai 27, ok. Però penso sempre anch'io, cioè per me non è una cosa, cioè chi se ne frega, penso, non so, Vashti Bunyan è una delle mie artiste preferite, e lei a 20 anni ha fatto questo disco, 20 non so, comunque era molto giovane, ha fatto questo disco incredibile che non è mai stato, non è stato così, diciamo così, preso in considerazione, ed è diventata famosa molto dopo. Cioè un'icona del folk adesso. Esatto, un grande punto di riferimento e una storia eclatante da questo punto di vista, un artista che ha tantissimo da dire ma non viene compresa, e allora lei dice: ma se le cose stanno così, pazienza, io sono questa, non importa, farò altro nella vita. E poi viene riscoperta grazie alla sorellanza, alla fratellanza di un altro artista, come per esempio Devendra Banhart, che la riscopre. E allora finalmente abbiamo la possibilità, dopo anni, dopo decenni, di riscoprire la sua musica. All'epoca l'industria non era pronta. Sì, e penso che sia anche indice del fatto che le cose stanno cambiando, magari, poi... Certo. Non so, magari mi sbaglio, però mi sembra che adesso... Io non ho smesso di ascoltare Patti Smith, per esempio. E non ho smesso di ascoltare un sacco di artiste che stanno continuando a, o artisti anche maschi, però mi sembra che, non so, ci sia più l'icona del dell'artista, cioè non so, penso che su questo ci sia un po' di differenza tra uomini e donne, non lo so, l'uomo che fa successo a 30-40 anni mi sembra meno raro rispetto, almeno fino a un po' di tempo, certo, fa. Però sì, no, non lo so, spero, secondo me questo è indice del fatto che le cose stanno cambiando, diciamo questo. Allora, io, diciamo, molto recentemente sono stata, diciamo, toccata dall'esperienza di essere stata considerata troppo giovane, quindi mi è ancora rimasto un attimo qui, no? E però per fortuna è stata un'esperienza su tantissime che ho fatto, quindi diciamo mi è rimasta un po' lì, però adesso me la faccio andare giù. Racconta. Ma semplicemente ho fatto un live in un locale della mia città e sono stata trattata male dai gestori, perché secondo loro sono piccola, non ho esperienza, non ho capito come funziona, gli ho riempito il locale, c'è la gente fuori che
non ha potuto sedersi, vabbè, mi è rimasto un po' lì, però appunto, cioè, per fortuna è stata l'unica esperienza negativa da questo punto di vista, per fortuna in tutti gli altri ambiti in cui sono stata a suonare o comunque in generale in cui mi sono approcciata con la musica non ho avuto dei grossi problemi da questo punto di vista, anche perché io ho iniziato da poco, sono un anno e mezzo che porto in giro le mie canzoni e ho iniziato che avevo 24 anni, quindi diciamo un po' anche un'età di mezzo, non sei né troppo piccolo né troppo grande, però insomma spero che continui più così che con l'esperienza negativa che ho avuto, ecco. Laura, se mi permetti, faccio un breve spiegone per gli amici che ci stanno ascoltando in diretta su Radio Alta Frequenza. Siamo in Piazza Lucio Dalla a Bologna, l'evento è Costellazione. Michele Orvieti, Laura Gramuglia a chiacchierare con Elea, Lil, Rea, Amalia, Erskir, Chiara Pancani. A chiacchierare dell'universo musicale femminile. Sapete perché Laura Gramuglia è una grandissima esperta di universo musicale femminile? Perché ha scritto un libro bellissimo, e qui facciamo uno piccolo spazio pubblicità, ma è dovuto, che si chiama, tra i vari libri che ha scritto, Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce. È un libro importante, acquistatelo, che è diventato anche un podcast, che ha vinto la Targa MEI. Fra l'altro, quest'anno, il 7 ottobre riceverai la Targa MEI come miglior podcast dell'anno. Complimenti, Laura. Grazie. Bellissima cosa. E quindi questo ti fa diventare la massima esperta italiana dell'universo femminile. Universo femminile si può dire, mentre abbiamo... No, universo femminile non si può dire, neanche quello. Perché avevamo bannato da questa discussione l'espressione quote rosa... E cos'era? Era un gruppo tutto al femminile, oppure un talk tutto al femminile. Non vuol dire però nulla. Però universo femminile, dai, è bello, è poetico. No, neanche quello? Va bene. È come camminare sulle uova, è pericolosissimo. Con me sì, un po' sì, ma d'altronde abbiamo una lingua italiana che è meravigliosa, per cui tutto sommato possiamo assolutamente usarla. In passato abbiamo definito... Il genere uno stile musicale, genere femminile, che in realtà non vuol dire nulla, perché la musica non ha sesso, esiste la buona musica, la cattiva musica se vogliamo, però cioè, in linea di massima non ha un genere, e però questo era quello che ci raccontava la storia del passato, quindi diciamo che sicuramente ci tengo. Non parleremo di quote rosa, ma possiamo parlare di quote azzurre, per esempio, che sono invece sempre molto molto presenti nei concorsi, nelle giurie, in manifestazioni anche molto importanti nel nostro paese. E beh, di quelle sicuramente occorre parlarne, non se ne parla mai abbastanza. E invece io ho una curiosità anche rispetto ai palchi che abbiamo oggi a disposizione. Beh, per emergere sicuramente oggi nel nostro paese, ma insomma direi anche altrove da un po' di anno, abbiamo a disposizione i talent. Quindi voglio chiedervi che rapporto avete coi talent. Ovviamente a questa domanda Maria porterà un'esperienza personale, ma sono curiosa di chiedervi se ne siete anche spettatrici e se li considerate una possibilità in più, per esempio, per chi inizia. Chissà perché tutti guardiamo te. Inizio io. Io ho partecipato ad Amici 2 anni fa, ho fatto 5 mesi dentro la casetta e diciamo che mi ha cambiato la vita quell'esperienza comunque, perché da lì in poi ho iniziato a prendere la musica come veramente un lavoro, anche perché dentro a quell'ambiente c'è solo quello, nel senso non avevamo il telefono, eravamo ripresi tutti i giorni, potevamo fare solo quello, e lì entra nell'ottica che se non ti piace farlo così tanto, cioè dopo un po' implodi in qualche modo. Poi non è capitato a nessuno, perché ovviamente chi va lì ha quell'idea, vuole fare quello, io in primis. Però ecco sì, è stata un'esperienza particolare sicuramente, alti e bassi, cioè mi ha
apportato tantissimo, perché comunque è una scuola vera e propria, quindi fai lezione tutto il giorno, tutti i giorni. D'altra parte però subisci in qualche modo l'agonia mediatica ogni giorno, tutti i giorni, Reels, TikTok, post, cioè, insomma, e ogni persona dà un giudizio, no? Su quello che sente, su quello, e poi su quello che sei, ecco. Io personalmente fino a poco tempo fa, appunto fino a questa esperienza, ero molto timida, cioè nel senso, se qualcuno magari ha visto qualche mia esibizione, cioè prima delle esibizioni mi facevano delle domande e io non riuscivo a parlare, cioè balbettavo, talmente ero in ansia per questa cosa. E ho avuto anche attacchi di panico, cioè che sono andati in onda, e questa cosa insomma mi ha molto buttata giù, però è anche aiutata a ricostruirmi in qualche modo, perché appunto capita. E una cosa che ho capito da questa esperienza è che il pubblico, le persone ovviamente cambiano idea su di te, possono cambiarla, cioè nel senso, se fai qualcosa di male non necessariamente poi la puntata dopo ricevevi gli stessi commenti, quindi questa è stata una grande scoperta, ecco, che comunque nulla è perduto. Cioè, c'è stata per esempio una puntata in cui ero stata malissimo, cioè nel senso, era andata male, avevo fatto proprio una brutta esibizione, avevamo avuto 2 giorni per prepararla perché insomma per questioni interne, ed era andata male, e lì mi ricordo che ero, tra l'altro mi ero anche presa il Covid, quindi mi avevano quarantenata, ero da sola nella mia stanza e ho detto no, adesso basta, è finita, la mia carriera è finita, è tutto finito. Però sì, penso che un'esperienza del genere ti forgia, perché poi se vuoi farlo, continui a farlo. E sì, questo. Poi vabbè, ci sono tantissime cose che potrei dire, però non credo, non mi dilungo troppo. Non è mai troppo, in realtà, possiamo anche ritornarci sopra, perché l'argomento è molto interessante, però intanto facciamo un giro collettivo. Allora, io non ho mai provato a partecipare a un talent, però penso che possano dare delle grandissime opportunità, sia a livello di carriera, ma sia a livello personale, appunto anche adesso sentendo l'esperienza di Rea. Quindi comunque, penso che nel 2023 comunque siano, come se fossero un manifesto, anche se per forza non vai avanti, anche se per forza non vinci, anche solo il fatto di partecipare, avere un attimo, quell'attimo in più di visibilità ti può comunque portare tanto, quindi comunque sono a favore, assolutamente. Ma Rea, tu ci puoi confermare questo? Cioè, nel senso, finita l'esperienza, ok, sicuramente ti è servito a livello personale, hai sconfitto un po' la paura, un po' la timidezza, e quindi sicuramente quello ci hai già risposto. Però c'è stato qualcosa che ha dato un'iniezione alla tua carriera artistica? Beh, sicuramente sì, cioè nel senso che prima ero a 0, adesso sono a 1, 2, 3, non lo so. Insomma, io credo che i talent non ti portano al successo, cioè non è che uscito da un talent ti si aprono le porte del paradiso, non è così. E ovviamente tutti vanno lì con il sogno di poi uscire e poter svoltare la propria carriera, però non è solo quello, perché in verità, per esempio, io parlo di amici perché ho vissuto amici, non so come siano gli altri, però è un po' una serie TV, cioè nel senso che tu la guardi per quell'anno, però non è detto che poi ti ci affezioni veramente alle persone che ci sono, cioè, ovviamente, perché poi dipende anche dal tipo di persona che sei, dall'artista che ti interessa, quindi non è che necessariamente quando finisce poi hai questo rincaro di persone che vengono ai tuoi concerti, che ti seguono. Cioè, penso che per quello che ho fatto mi abbia comunque aiutata, cioè comunque ho della gente che mi supporta e sono grata di questa cosa, quindi sicuramente è servito, però da dire che adesso vivo proprio di musica e posso fare quello a tempo pieno, c'è ancora della strada da fare. Però appunto sicuramente è stato un calcio, bel calcio, cioè calcio carino, però un calcio. Non diciamo dove, però no. È stato un calcio. Parlo io? Io? Non lo so, in realtà di sicuro è un'esperienza che forma e che mi ha sempre incuriosita da sotto questo punto di vista, però secondo me dipende molto che cosa fai, cioè è una cosa che mi è sempre stata proposta,
il classico X Factor, ma non avrebbe senso per me, faccio del folk americano in inglese, non sono televisiva nel senso scenografico del termine, non saprei, quindi è una cosa che ho sempre ignorato e vissuto da fuori, e conosco persone a cui è servito molto e a cui effettivamente ha dato quella spinta per cui magari ora invece vivono di musica, però sono tutti progetti, tutte persone che sono veramente, hanno super stile, hanno super, sono veramente televisivi, ecco, non so come dire, perché alla fine quello è in quell'anno lì. Poi sì, devi essere bravo tu a continuare sulla tua scia e trovare persone giuste con cui lavorare dopo. Però sì, non lo so. Allora, per me è una vetrina bellissima, stupenda. E io ho avuto qualche anno fa, e non era Amici, era un'altra diciamo, talent. Per cui mi avevano preso, ero felicissima, ti portano in albergo, mio Dio, wow, bellissimo. Poi mi sono fermata alla fase in cui mi hanno messo su una sedia piena di luci e telecamere puntate, mi hanno detto tu, secondo il nostro show, sarai quella che dovrà far piangere, cioè dovevo raccontare la mia storia cioè per far piangere la gente. E è stato, per quello che parlo di compromesso e di vendersi, e che il compromesso non deve poi andare a macchiare quello che sei, perché è stato proprio un non, no, cioè nel mio inconscio in realtà ci ho anche provato, poi ho detto che cosa sto facendo, cioè che cosa, poi che cosa arriva, cioè non è la mia musica, è quello che arriva, quindi mi sono alzata, ho dato la mano al regista, ho detto è bellissimo questo posto, è stupendo, però è come una mega Mirabilandia, che però non lo so, non era la mia in quel momento, quindi no, io sono molto d'accordo con Erskine, non è neanche mai stato qualcosa che mi incuriosisse veramente, cioè mi ha sempre un po' impaurita in realtà come esperienza, per cui non l'ho mai preso in considerazione, cioè vedendolo da fuori io magari pensavo fosse carino, divertente, sicuramente un'esperienza bellissima che ti forma e ti arricchisce, però dipende anche dall'intenzione che hai, cioè io ho sempre pensato che non sarei mai stata in grado di affrontare una roba del genere, quindi non ci ho neanche provato, diciamo. Ma io premetto, faccio questa premessa, non ho mai partecipato a nessun talent, ci è mancato pochissimo, infatti ringrazio il mio manager Andrea che è qua, che mi ha salvato da questa esperienza, che poteva essere un bel calcio appunto, perché il mio obiettivo è sempre la musica e basta, e una cosa che secondo me è da considerare in questi contesti è che la musica non è l'unica protagonista e di conseguenza non è l'unica cosa che viene presa in considerazione e non è l'unica cosa che il pubblico capta, anche perché la televisione è molto diversa da un palco. Non ho esperienza in televisione, però questo è quello che vedo, insomma. Poi vabbè, ormai è sdoganato il fatto che ci sono un sacco di costruzioni, nel senso in post-produzione, tante reazioni esasperate, insomma non è sicuramente un contenitore che racchiude la realtà così com'è, anzi io credo che il problema dei talent è che essendo un contesto veramente, come dicevo prima, monodimensionale, cioè piatto, non avendo un contesto dietro un artista, secondo me si possono fraintendere tante cose, anche perché spesso purtroppo per lo show e insomma per queste dinamiche televisive vogliono far apparire l'artista in un certo modo, questo lo sappiamo. E secondo me è un peccato, io tante volte ho visto del potenziale veramente che però è stato insomma sminuito da questi contesti. Adesso mentre parlo mi viene in mente Ariete, che aveva partecipato a X Factor, mi sembra, The Voice, non mi ricordo, e insomma poi al di fuori del talent, come tantissimi altri artisti, Mahmood anche mi viene in mente, ha dato il meglio di sé proprio perché è un contenitore che distorce un po' la realtà. E dipende da qual è il tuo obiettivo, se
Dal mio punto di vista, visto che a rappresentare me stessa proprio a 360 gradi, non riuscirei ad andarci perché dovrei fare dei compromessi che per me non sono neanche da prendere in considerazione, quindi dipende dall'obiettivo che hai, ecco. Laura, posso, scusami, perché Re ha detto una cosa che mi ha fatto suonare una campanellina. Io più o meno dal 1999, sono vecchio, cerco di capire questa cosa e faccio questa domanda a musicisti o comunque operatori del settore della musica e dello spettacolo. E Re ha detto una cosa che mi piacerebbe diventasse una domanda per voi, anche veloce, entro un po' sul personale, ve lo dico. Però è una curiosità che ho e potrebbe essere anche una curiosità che magari chi ci sta guardando, ascoltando, può avere. Abbiamo parlato di management, di gruppo di lavoro, ma anche di autoproduzione, di porsi, di compromessi. Ma voi riuscite a vivere di musica? C'è qualcuno tan, che tan, scuote il capo? Tan, tan. Devo rispondere? Non lo so, ripeto, è una domanda un po' personale, no, puoi no, anche non rispondere. Legittima. Sì, vivere di musica, quindi la musica diventa il vostro lavoro, il vostro sostentamento. Posso rispondere in modo poetico? La musica è già la mia vita, quindi già vivo di musica. Un bel applauso! No, scherzo. Dipende, dipende, nel mio caso, adesso parlo ovviamente dal mio punto di vista, riesco a vivere? Sì, non mi posso permettere la villa in riva al lago che tanto sogno, no scherzo, però ecco, non so come dire, ma talmente è un processo lungo e anche questo è un problema dei social che appunto, come dicevi tu prima, questa cosa di farcela entro i 18 anni, che credo tutti abbiano, in realtà è un percorso lunghissimo, anche perché tassello dopo tassello, fatto di tanti sacrifici e soprattutto per fare un progetto che resti ci vuole tanto tempo e adesso purtroppo questa cosa non sempre si può fare perché i tempi sono velocissimi. Al di là di questo, ci vuole un po' per vivere di musica, bisogna fare tanti investimenti prima, quindi a volte se uno non ha la possibilità economica il percorso si allunga ancora di più. Nel mio caso non dico niente perché non voglio gufarla, ma spero tra un po' di poter star tranquilla, ecco. Però ci è voluto un po'. La villa è in riva al lago di Lugano, da dove tu provieni? Chiaramente, certo. Niente, ovviamente. È molto esotico Lugano, un luogo bellissimo. Per noi molto... Siamo nella pura esotica. Vabbè, scusa, deviazione dal percorso. Prego. Chi vuole divertirsi? Ma, io personalmente no, cioè non posso vivere di musica. Adesso ho aperti anche tanti altri progettini, per cui cioè, ho fatto un'esperienza, ho fatto un tour quest'anno e lì chiaramente ho guadagnato qualcosa, però sì, è stato... un guadagno un po' così fine a sé, poi basta, diciamo, il momento in cui sei fermo, anche perché adesso è tutto, cioè la fonte principale di guadagno sono i live, diciamo, cioè non si vendono più i CD, non esiste più quel mercato lì, quindi è diventata ancora più difficile probabilmente, per questo ci sono questi biglietti con dei prezzi stratosferici. Diciamo che dopo lo stop delle attività artistiche, musicali, dettato dal Covid, avevamo pensato di uscirne migliori, invece dal punto di vista artistico non è andata proprio così. Questo è una cosa che io butto là come un semino, ma non ne parlerei perché è un argomento che richiederebbe un'altra sede, almeno 2 ore, un tavola rotonda con degli esperti. Però quello che hai detto poi riportava questo, i biglietti, i costi stratosferici, la difficoltà per una fascia di artisti medio-piccoli, diciamo così, di riuscire a trovare luoghi, posti, opportunità, qualcuno che crede, che scommette in te. Ecco, la capacità di scommettere è scomparsa totalmente. Si va sul sicuro e questo crea mostri. Comunque, se posso aggiungere una cosa, penso che appunto sia importante anche far la gavetta. Cioè, insomma, farlo perché lo vuoi fare, non perché... guadagni necessariamente, cioè poi ovviamente si spera che possa diventare un lavoro, quindi di poter campare di quello, però cioè non mi dispiace, anche tipo mi capita, insomma ci sono delle entrate magari, cioè mesi in cui ci sono delle entrate, mesi in cui non ci sono, però
non, diciamo che va bene comunque. E, sì, cioè, penso che consideri ancora in una fase di sperimentazione, ma, diciamo così. Non, cioè, no, non mi considero in una fase di sperimentazione, cioè, penso di aver messo abbastanza a fuoco quello che sono e che faccio. Dico che sì, ecco, cioè, non sempre va bene, appunto, poi ci sono magari momenti come il Covid in cui stai fermo in casa e, cioè, capita, non so. Io personalmente, appunto, sono da quando sono molto piccola e prima del Covid comunque facevo un po' di live, così Covid sono stata chiusa in casa, però quello mi ha anche portata a iniziare a pubblicare le mie cose proprio online, quindi credo che comunque ogni momento ti insegna qualcosa. E poi sì, cioè, è un mondo così vasto quello della musica che secondo me è importante anche sapersi riadattare, cioè comunque in ogni contesto, in ogni situazione, per quanto difficile, poi ovviamente non è sempre bellissimo, però ci si prova. Io questa volta mi associo a tutto quello che ha detto Rea, quindi passo. Okay. Oh, ce l'ho usata questa domanda, il mio gettone d'oro. Non so, per la mia esperienza è sempre a periodi alterni, appunto, perché devi fare tanti investimenti, quindi se magari anche guadagni e potresti viverci per un pochino, poi devi reinvestirli. Ma la cosa importante magari è che siano importante, boh, una cosa fortunata, bella, non lo so, è che siano, che questi periodi si allunghino sempre di più, no? Quindi, non lo so, quest'anno ho passato la prima estate senza dover correre in riviera a fare la stagione, per esempio, a fare la cameriera. Per me è stato incredibile e potevo farlo solo con la musica, quindi poi ho ricominciato a lavorare. Però sono sempre milestones, no? Quindi speriamo, insomma, vada avanti così. Allora, per rispondere alla domanda, io no, non riesco a vivere di musica. Spero un futuro di poterlo fare e al momento ci sono dei periodi in cui investo più di quello che effettivamente guadagno, momenti in cui vado in pari, ma sono quasi più gli investimenti che sto facendo adesso. Però onestamente per me ne vale la pena, per me non è un problema e spero, cioè finché posso lo faccio e spero insomma in futuro di poter vivere di musica e di non dover fare anche un altro lavoretto oltre alla musica per potermi pagare la musica, insomma, è tutto quello che ruota attorno. E noi ve lo auguriamo davvero di cuore. Grazie, grazie mille per la vostra sincerità. Abbiamo anche offerto forse tantissimi consigli anche per chi ci ha ascoltato e magari anche per chi ha voglia di conoscere questo mondo e magari di entrarci domani anche nell'industria musicale come artista, produttrice, fonica, direttrice di palco, ci sono tantissime professioni e secondo me potremmo davvero parlarne ancora per ore e ore, ma direi che siamo arrivati alla siamo fine. Arrivati. Di già? Sì, ma sì. Beh, perché tu hai un orologio importante che segna la tua professionalità e peraltro ci dà indicazione anche della umidità dell'aria. Sì, siamo arrivati alla fine? Eh sì, allora, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, della prima parte di questo viaggio, sì. Perché tra poco avremo finalmente occasione di sentire live. Ma le domande? Le domande del pubblico, scusami, no, non vogliamo farle, dai. Se ci sono, sì, se vedo mani alzate, certo. Molto, molto volentieri, ecco. Ah, grande, così che si fa. Allora, come possiamo fare le domande? Io non posso lanciarti il microfono, forse dovrei parlare a voce molto potente, se riesci. Allora, nei momenti difficili della vostra vita, qual è l'aspetto della musica che vi aiuta a stare meglio? Ho sintetizzato, ma va bene? Ecco, è così. Allora, per me personalmente è la scrittura, perché a maggior ragione nei momenti difficili ho bisogno di scrivere, anche che siano difficili a causa della musica, cosa successa, ho comunque bisogno di esprimermi e di scrivere, quindi sì, magari non suono, mi metto anche sotto forma di poesia, scrivo qualcosa, però intanto butto fuori. Forse anche per me la scrittura è una cosa che ho sempre fatto in generale, anche al di fuori delle canzoni, mi piace molto, è l'unico modo che ho per elaborare quello che sento
E poi se c'è anche un tour di mezzo, io sono sempre molto felice di gironzolare, quindi anche questo mi fa star bene. Sì, la scrittura soprattutto perché io penso qua scriviamo tutte, cantiamo tutte, e penso cioè cantare diventa la necessità poi di cantare quello che scrivi, che è quello che senti. Un po' la scrittura è un po' quello che ti fa respirare, anche quando ti senti molto affogare in questa, soprattutto nei periodi più bui, che poi possono essere bui per molteplici ragioni, però è proprio quell'ancora a cui ti appendi che ti porta un po' su. Beh, poi comunque, nel senso, cantare live è pazzesco, nel senso, no? Quindi pensi al prossimo live, sicuro. Ma io mi ritrovo, insomma, con queste due cose, ovvero sia la scrittura che fare live, perché, allora, parliamoci chiaro, insomma, girare comunque l'Italia o, insomma, posti per fare musica è un boost all'autostima incredibile e poi, non lo so, è la cosa che presumo piaccia fare a tutti, quindi... È sempre un'emozione, cioè ti emozioni, speri che la gente si emoziona e si emozioni, non so più parlare, quindi questo. Per me più che scrivere è suonare, magari, perché è una cosa che mi calma, ed è ascoltare musica in realtà che mi aiuta di più, forse, che nei momenti un po' così. Ma io posso dire tutte, cioè nel senso, mi capita magari di prendermi male... Metto una canzone e mi obbligo a ballare, anche se non so ballare ovviamente, ma e quello mi cambia subito il mood. Viceversa, posso essere presa benissimo, sole, wow, tutto perfetto, sento un testo acidissimo e inizio a piangere, ecco. Sono molto influenzabile dalla musica e in realtà tutto, perché anche suonare mi fa star benissimo. Proprio improvvisare così al piano, cioè ti trasporta via, è un modo veramente per spegnere la testa, ma anche ovviamente scrivere, quindi mettere su carta le proprie sensazioni, che siano belle o brutte, soprattutto brutte, anzi nei momenti peggiori che nascono le cose più belle, i fiori dal fango, come si dice. E quindi niente, la musica proprio in generale a 360 gradi mi aiuta, è l'unico mezzo che ho anch'io, quindi... Lo sfrutto al meglio, ecco. Ed è così, la musica può essere incredibilmente consolatoria per chi l'ascolta, ma anche per chi la scrive. Quindi grazie, grazie di cuore ancora per essere state con noi questa sera. Grazie a voi. Quindi cosa ha avuto un impatto rilevante nello sviluppare le vostre carriere? Cosa? I social, vedi Laura, io non sento e manco vedo, è terribile questa cosa. Se i social hanno avuto, ma avete capito meglio di me, prego. Ma per me i social sono la vetrina principale, e anche perché credo non sia mai successo, non ci sia mai stato un periodo storico in cui la pubblicità gratuita era appunto accessibile a tutti in quanto gratuita, e quindi i social sono veramente un mezzo potentissimo a cui devo tantissimo, anzi praticamente tutto, perché alla fine oggi purtroppo le reti di contatti di cui parlavamo prima si creano principalmente attraverso questo, e è una bella cosa perché puoi trovare tante persone simili a te con cui lavorare. Come parlavamo prima, appunto, l'importanza di formare il team, ha un sacco di lati negativi di cui si può parlare veramente per 70 giorni ininterrottamente, però ormai ogni cosa è un'arma a doppio taglio. Devo dire che purtroppo nel mio caso mi sto rendendo conto adesso ancora di più di quanto impatta la scrittura, cioè quindi la parte più intrinseca e anche più personale, purtroppo viene inquinata da queste dinamiche inevitabilmente, perché essendo che appunto non ho la sicurezza di farcela, inconsciamente cerco di seguire determinate dinamiche per, diciamo, essere più vendibile, no? Purtroppo questa è una cosa che, anche se in piccolissima parte, ci influenza sempre. E quindi infatti tra poco farò un detox completo, anche se già non li uso tantissimo, però voglio veramente stop, voglio usare un Nokia 3310 e non voglio sapere più nulla di nessuno, perché
Secondo me è importante fare, come dicevo prima, quello che si è veramente, la propria essenza, e è difficile rendersi conto di cosa si è se non si ha la possibilità di stare da soli con se stessi, e secondo me tramite, cioè, con i social che disturbano questa cosa non è fattibile. Quindi ecco, tra poco non mi sentirete più Nokia 3310 e basta. Attenzione che c'è Snake nel 3310 che poi diventa una droga. Vabbè, io te lo dico. E non si può neanche disinstallare, tra l'altro. Niente, sono obbligata prima o poi a giocarci. Niente. Io personalmente li uso male, i social, non so usarli, cioè non so promuovermi, e so che è una cosa che bisogna fare, cioè è un aspetto che va curato tantissimo e secondo me può aiutare molto. Però sono d'accordo con tutto quello che hai detto, cioè bisogna usarli in un modo giusto, secondo me. Penso che comunque i social siano una parte inevitabile, no, di questo lavoro nel 2023. E niente, ovviamente in qualche modo penso, non so se tutte, però un po' ci siamo adeguate anche, no, alla fruizione, no, che si ha sui social, quindi i pezzi durano di meno, pubblichiamo reel per farci ascoltare, per magari insomma avere un riscontro veloce. E non è un male, cioè non necessariamente, perché appunto sono una vetrina gratuita, come ha detto Lea, ed è una cosa bellissima, però appunto possono generare anche ansia, secondo me anche un po' di, cioè, dissociazione anche da quello che sei effettivamente, perché poi stai lì a pensare ogni giorno, mio Dio, devo pubblicare contenuti perché sennò la gente si scorda di me, e tante, insomma, domande che ti fa interiormente, che ti portano in qualche modo un po' a distaccarti da quello che sei effettivamente. Però comunque, insomma, sicuramente hanno anche aspetti positivi, negativi e positivi, bisogna insomma mettere tutto sul piatto della bilancia. Sì, esatto, cioè prendere solo le cose positive, e perché alla fine è quello, e bisogna saperle usare, secondo me, cioè non è che i social sono in sé un'arma a doppio taglio, se la sai usare o se non la sai usare tanto bene, allora sì. E questo ha permesso forse che si venisse a creare così un ecosistema di artisti bellissimo, molto vario, perché un sacco poi di gente è anche spuntata dai social, però poi per far sì che sia qualcosa che a te ti porti e ti aiuti a sviluppare la tua musica e a farla comunque far ascoltare a più persone possibili, devi saperlo usare, ecco. Sì, non vorrei dire banalità, però è vero, è un mezzo potentissimo, cioè mi sono ritrovata a fare un tour in India solo perché questi ragazzi vi avevano scoperta su Instagram prima che su Spotify, quindi è veramente impressionante e uno magari non se ne rende neanche conto sul momento. È molto difficile anche scindere, trovare il limite soprattutto quando sei emergente, stai iniziando, è fondamentale avere appunto una pagina Instagram ben curata e comunicare, saper comunicare bene quello che sei, quello che vuoi dire. Infatti più, non so, penso alle pop star che ci sono, cioè più sei famoso e meno li usi i social, sono proprio un mezzo per. Ed è difficile, dicevo, scindere tra magari appunto, cioè trovare il limite tra quello che puoi fare per aiutare la tua carriera e quello che puoi fare invece per aiutare la tua persona, e quindi allontanare, diciamo, queste dinamiche. Però sì, diciamo che per la mia esperienza la cosa bella almeno è che il pubblico che non voglio dire guadagno, però il pubblico che incontro e che magari che conosco ai live è molto più organico, nel senso di molto più sincero e vero rispetto a quello che mi conosce solo dai social. Quindi questa è una cosa molto bella e anche molto importante da ricordare, che comunque è vero, sono un mezzo potente, però non sarà mai potente quanto il dialogo, quanto un concerto, quanto l'essere vis-à-vis, ecco, quindi questo
questo è bello comunque, che non lo so, l'umanità rimane tra questo. Allora, anche per me ovviamente i social sono molto importanti e grazie ai social sono riuscita anche a fare tante belle esperienze che altrimenti non avrei potuto fare. Però, come dicevamo fino adesso, sono un'arma a doppio taglio, perché mi ci rivedo molto in quello che diceva prima Rea, che spesso se io devo pubblicare, perché sennò la gente magari si scorda di me, si scorda che ho fatto uscire una canzone, non l'ascolta. Quindi sempre legato al fatto che faccio tutto in modo indipendente, devo stare dietro a tutto, anche a qualsiasi cosa che pubblico, qualsiasi cosa che penso, ed è l'unico lato negativo, perché diventa a volte stressante. Però alla fine, cioè nel 2023, come dicevamo, cioè senza social non fai niente, non ti conosce nessuno, non ti ascolta nessuno, se non appunto magari grazie ai live, però comunque la gente vuole sempre un riscontro, dove ti posso trovare, dove ti posso ascoltare, come ti chiami su Instagram, te lo chiedono tutti, quindi comunque avere i social e saperli usare bene è fondamentale. Grazie, grazie mille. Che bella serata! E non è ancora finita, ovviamente. No. Allora, rifacciamola, sì. Rifacciamola, diamoci appuntamento subito, perché abbiamo sicuramente ancora tantissime cose da dire e ci sono anche tantissime domande dal pubblico, che sospendiamo per il momento, ma magari ci ritroveremo a breve. Perché no? Molto volentieri. Allora, Costellazione va avanti. No, scusate, Sincronie Sonore va avanti, Costellazione va avanti da un sacco di tempo, Sincronie Sonore va avanti con un po' meno parole e un po' più musica, ecco. E questo sarà il modo per potervi vedere all'opera. Voi adesso ci eseguirete quanti? Due brani a testa circa? Due brani, proprio due brani spaccati a testa, perfetto, sarà interessante. Io intanto vorrei approfittare... Abbiamo parlato delle professioni all'interno della musica per fare un applauso a tutte le maestranze che sono qua e che permetteranno e hanno permesso tutto quello che state vedendo e sentendo. Non è facile, perché siete in sei, ognuno ha il proprio setup, le proprie cose, ci saranno dei tempi morti, che sono il famoso cambio palco, quindi cercate di rispettare anche questi che sono un momento molto importante della musica, benché la musica non ci sia in quei momenti. E noi niente, noi ringraziamo chi ha permesso tutto questo e ringraziamo tutte voi di averci raccontato un pezzettino di voi e ci diamo appuntamento a Sincronie Sonore parte seconda, dove continueremo dove abbiamo finito. Esatto, Laura, grazie, Laura. Grazie mille, grazie a Elea, Rea, Herskin, Lil, Chiara Pancani, Amalia, le ritroverete tra pochissimo su questo palco, grazie a Michele Orvieti. E grazie a Laura Gramuglia, comprate il suo libro. Grazie. Un attimo di cambio palco e poi iniziano i concerti.